La rassegna stampa è offerta da Mercoledì 5 ottobre, buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Apriamo con il quotidiano nazionale romano Il Messaggero. Moody's declassa l'Italia, economia nazionale dunque in primo piano, sottotitolo debito, nuovo taglio al rating e le proposte sono negative. Palazzo Chigi, Occhiello, giudizio atteso, Bersani una mazzata, serve il cambiamento. Il processo Amanda, scontro sui giudici, Alfano, non pagano mai, in viaggio per Seattle, addio, vi voglio bene. Sulla destra, Barletta, le donne morte nel crollo lavoravano per 4 euro l'ora, le vittime operaie in nero, Napolitano, sciagura, inaccettabile. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, Amanda torna a casa, Alfano, nessuno paga per errori giudiziari, l'ANM allibiti dall'ex guardasigilli, delitto di Perugia, la Nox dà colpevole a Diva. Sulla destra, la tragedia di Novi Ligure, pena scontata dal 5 dicembre, Erika è libera, 10 anni dopo il terribile massacro potrà rifarsi una vita, ora è in comunità. Al centro ancora economia nazionale, Moody's declassa l'Italia, tagliato il giudizio sul debito, Berlusconi, era una decisione attesa. Seconda bocciatura dopo quella di Standard & Poor's, voto negativo anche sulle prospettive, Bersani dice una mazzata. La crisi estesa alle banche, Tremonti, Spagna meglio di noi perché va al voto, poi si corregge. Napolitano, Barletta, sciagura inaccettabile, le donne rimaste uccise nel crollo lavoravano in nero per 3,95 euro l'ora. Addio Annalisa, coraggioso faro di vita, è morta la donna che ha raccontato in un seguitissimo blog la sua lotta al cancro. E ora la pagina regionale, la Gazzetta del Mezzogiorno, scacco al clan Rizzo, 49 arresti e 21 indagati, cocaina a 3 politici, terremoto a Lecce, blitz all'alba dei carabinieri del reparto operativo speciale. Sulla destra Brindisi, duello Emiliano Del Rio per la guida del Comuni, Bersani non riesce a imporre il passo indietro ma il candidato del Nord rifiuta anche le primarie. Da oggi l'assemblea ANCI, muro contro muro tra i due papabili. La strage delle operaie, Barletta caccia i colpevoli, quanti buchi neri nei piani di intervento per la palazzina franata su un maglificio, 5 vittime. Nel 2007, ignorato dal comune l'allarme sui rischi con restauri parziali, le operaie venivano pagate in nero 4 euro l'ora, Napolitano dice inaccettabile. E ora spostiamoci nel capoluogo salentino con la Gazzetta di Lecce, clan in ginocchio, 49 arresti in affari con droga ed estorsioni con una società iscritta alla Camera di Commercio, mafia. L'ergastolano Totò Rizzo prova a riorganizzare la Sacra Corona e torna in campo con uomini e sistemi dei primi anni 80, indagini e blitz dei carabinieri del ROS. Il gruppo puntava al controllo di Lecce e dei centri vicini, 21 indagati in libertà. Sulla destra 3 nomi nelle intercettazioni, cocaina ai politici ed è terremoto. Il caso della Casarano Ruffano, la protesta non si placa, chiedevano sicurezza, non una superstrada. Monteroni, la tigre del boss ucciso dal simbolo di potere ad attrazione dello zoo. E fine il Nuovo Quotidiano di Puglia, sezione Lecce, nuova SCU, 49 arresti, titolo a caratteri cubitali in grassetto. Sottotitolo decapitato il clan ricostruito dal boss ergastolano Rizzo, altri 20 indagati, commercianti terrorizzati, traffico di droga, nomi eccellenti tra i clienti. Occhiello il blitz dei carabinieri tra Lecce e provincia, stroncata sul nascere la riorganizzazione della banda. Coca ai politici, trema il palazzo e poi i retroscena, le tangenti da pagare all'istituto Iron Service, il metodo alle vittime del racket, 3 lettere di avvertimento. Le indagini, le discoteche, i negozi nel mirino del clan, l'intervista, Motta, la società civile, si schieri con noi. No degli ambulanti al trasferimento, nuovo mercato, fallito, il primo test. Sulla destra, Porto Cesareo, Torre Lapillo, lavori farsa, strada della morte, il prefetto scende in campo. E ora passiamo alle pagine interne di Quotidiano e iniziamo con l'attualità, la nuova SCU stroncata sul nascere, 49 gli arresti, racket e droga, si ipotizza la cessione ai politici e subito riesplode la bufera su Palazzo Carafa. In alto a destra le mire del boss sulle città libere, in carcere il progetto di ricostruire il clan.
È il punto d'arrivo di un'indagine condotta dal 2007 al 2009 a far luce sui traffici illeciti e anche le dichiarazioni di un nuovo pentito. I nomi e i ruoli, chi sono i coinvolti nella retata, all'appello mancano ancora in quattro, altri 20 sono indagati in libertà. Le intercettazioni ambientali e anche telefoniche hanno messo a nudo i traffici. Operazione Augusta, le richieste di Pizzo, il passato ritorno, occorre una svolta, l'intervista, l'analisi del procuratore Cataldo Motta dalle nuove modalità operative al riemergere di vecchi nomi. Il consenso sia dato a chi reprime. Sulla destra le estorsioni, così l'Iron Service avrebbe imposto il Pizzo nel mirino discoteche, bar ed eventi con i big. Un nome per la protezione, se no guai ai vostri figli. Le intimidazioni, minacce in riva al mare, paga o salta tutto, così il clan cercava di imporre la propria legge. Gli intrecci pericolosi, sempre per quanto riguarda l'operazione Augusta, il politico chiamava al telefono il suo pusher, consumatori eccellenti e i fornitori noti, così funzionava lo scambio, intercettati un parlamentare e due amministratori. La gerarchia arrivava dall'Olanda e da Roma, il carico da smerciare nel Salento, secondo la DDA, gestire l'acquisto e la rivendita erano Firenze e Maci. La distribuzione, la droga anche ai detenuti del carcere, appostamenti e conversazioni hanno dimostrato come il clan fosse riuscito ad entrare addirittura a Borgo San Nicola. L'ora della polemica, droga e politici, scoppia la bufera a Palazzo, la poli addita un parlamentare e un amministratore, PDL, i nomi o prenderemo provvedimenti. La senatrice, trasparenza e risposte immediate nei consigli comunali e provinciali. Il coordinamento PDL ha gettato una bomba in piazza. Ora faccia chiarezza in tempi rapidi. Le reazioni, il plauso all'arma di Congedo e Bellanova, le prese di posizione di Cazzella e Panchievice, la proposta, prima il test, poi la candidatura. Il comandante Ganzer e il procuratore Mandoi per la SCU, meglio gli affari che la guerra, l'analisi dei due procuratori. Poi nel Salento non c'è posto per il crimine, Mantovano, Gabellone, Maritati e Costa intervengono con una nota stampa sulla operazione Augusta e fanno i complimenti alle forze dell'ordine. Ora le pagine interne di Lecce, parcheggi solari al campus, centinaia di pannelli, una società investe 10 milioni e l'Ateneo incassa le royalty. Energie alternative, Museo dell'Ambiente con tetto fotovoltaico, la copertura al complesso Ecotecne. La giornata delle proteste, l'ambulante ristretto, prove tecniche flop, furgoni senza margini di manovra e tendoni inagibili, la rabbia al nuovo mercato, basta, fateci lavorare. In basso l'assessore Coclite e i tecnici, un rebus per il comune, fateci riflettere. Sulla destra ASL occupata, poi la svolta, riaprono i centri mentali, sei sedi nel Salento, la spuntano. Le famiglie, l'emergenza, vertice per il pronto soccorso, arriveranno altri medici, la Capone Alfazzi con direttori e primario, presto anche nuove attrezzature. L'emergenza strada della morte, niente lavori, sopralluogo del prefetto e lavori sulla Porto Cesareo Lapillo, il sottosegretario Mantovano, scadenze ignorate, il sindaco, gli interventi già deliberati in giunta, presto il via. L'opposizione Albachiara chiede il rispetto degli impegni, subito la messa in sicurezza di quella strada pericolosa. Ed infine lo sport, il digiuno dei bomber, dopo sei gare ufficiali gli attaccanti salentini sono ancora a secco, Di Michele, Corvi e Pasquato i più presenti, ma zero reti all'attivo. Intervista all'ex difensore centrale giallorosso, Fabiano che ci crede, il Lecce si salverà, il brasiliano continua a seguire con grande interesse le vicende calcistiche della formazione giallorossa. E anche per oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Noi vi diamo appuntamento a breve col nostro telegiornale. A tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da